Allora, vabbè, mi presento brevemente, il mio nome è Lì, Angelo Crotaviera, non sto qui a raccontarvi tutta la mia storia che tanto non serve a niente, da sempre trader, oggi certamente gestore, lavoro appunto a Lugano, si chiama LMP Trading, la mia società di lavoro, ma da sempre ho fatto trading, nel senso di posizione, non da 5 minuti, non è il mio lavoro quello. E quindi il mio studio essenzialmente verte sul trend di breve, medio e lungo termine, ma breve è qualche settimana, ragazzi, non 5 minuti, quando parliamo di breve è quello. Quindi approfitto di quest'oggi per parlarvi di una cosa che io uso senza alcun problema, anzi molto volentieri, che è proprio sono i gap si presentano continuamente sui mercati di questi tempi molto più, diciamo, volatili. Sono state abbastanza elevate le volatilità quest'anno, comunque diciamo comunque mediamente elevate, anche se non da record assoluto. Infatti tutti sostengono che manchi il big low, quello che si ha con la grossa volatilità e grazie al quale uno può dire che forse abbiamo finito sta tragedia. Poi se ci sarà o no tutto da vedere. Però detto questo, parliamo un po' di gap, così anche chi non li conosce è giusto che, e chi li conosce fa un ripasso utile. Rivedremo alcuni esempi già visti, su cui mi soffermo su alcuni dettagli, perché poi li rivedremo nei mercati di questi giorni. Quindi passeremo dagli esempi, diciamo così, canonici a degli esempi presi dal mercato di questi ultimi, diciamo, settimane, mesi, settimane, per vedere come l'applicazione di quello che può sembrare qualcosa di asettico in prima battuta, in realtà poi si rivela molto utile se, come dire, l'occhio è abituato a riconoscerli. Quindi bando a ciance, perché non potrò dilungarmi come al solito che ho un impegno più tardi. Definiamo cos'è un gap, che è una banalità assoluta da dire. Innanzitutto è uno spazio vuoto, da indicare questo, che si presenta da un giorno col successivo, come questa banale, come si può dire, in italiano è diapositiva, basta dire slide, che si presenta e vedete come è facilmente intuibile che è uno salto vero e proprio dove ci sono dei prezzi, dove non ci sono volumi per questi prezzi, e quindi ci dà delle informazioni che man mano approfondiamo. E questa è una presentazione a barre, ma non importa, può essere candele, la rappresentazione è rilevante, ok? L'importante è che da un giorno con l'altro ci sia uno spazio vuoto, e se dico da un giorno con l'altro sto già dicendo una cosa importante. È un po' complicato trovare i gap durante la giornata in una rappresentazione a 60 minuti. O si blocca il mercato o succede qualcosa, ma se no non li trovate. Quindi ci vuole una chiusura del mercato e un'apertura del mercato il giorno dopo. Quindi, per esempio, sulle valute è assai, assai, assai raro trovare un gap. Per trovare un gap sulle valute, dovete sperare che cada tra il venerdì sera e lunedì mattina, perché altro modo non ce n'è. Altrettanto raro è sulle commodity, almeno per i futures sulle commodity, perché le commodity sono quotate praticamente sempre. Di solito i futures sono aperti spessissimo durante la giornata, non tutti, però molti hanno un continuous, diciamo, di quotazioni per quasi 24 ore. Non tutte le commodity sono così. Ad ogni modo, i gap sono principalmente usati nel mercato azionario, dove c'è una chiarissima apertura e chiusura, e quindi è più facile per chi vuole identificare i gap, trovarli lì e usarli. Questo come premessa indispensabile. Come si forma? L'ho appena detto. Che rimane uno spazio vuoto? L'ho appena detto. Passiamo a un'altra cosa interessante. Chiaramente, una volta che si apre questo spazio come si può dire, il tempo va avanti e quindi ci sono altre giornate di aperture e chiusure, c'è la concreta possibilità che il prezzo ritorni sui suoi passi nel tentativo di ripercorrere in senso opposto il gap lasciato aperto, lo spazio lasciato vuoto. E quindi il prezzo va a, si dice così, ricoprire, riempire, chiudere, usate il termine che più vi piace, il gap che è stato lasciato aperto. Questo può capitare anche abbastanza rapidamente, nel senso dopo qualche giorno, a volte capita anche dopo parecchio tempo, anche settimane, mesi, possono esserci anche degli anni, ma molte volte non capita proprio. Questo è un dettaglio non indifferente, perché almeno
più di una volta mi sono imbattuto su alcune argomentazioni che sostenevano, Dio solo sa da quale principio attingessero, che i gap sarebbero stati prima o poi chiusi. Vi garantisco che ci sono dei gap aperti magari 40 anni fa che tuttora sono rimasti aperti e speriamo che non vengano chiusi, ragazzi, perché una cosa del genere più o meno equivale a una mezza fine del mondo, quasi, o cose del genere, perché sono prezzi chiaramente che non si vedono da 40 anni magari. E quindi diciamo che non è assolutamente un must, come dicono gli inglesi, che un gap venga chiuso. Però è una cosa che succede, sì, questa sì, spesso si può immaginare in certe situazioni, per chi diciamo così può voler usare questa rappresentazione, come una sorta di calamita che a fronte di alcune condizioni attira il prezzo per questa chiusura di questo gap. Ma ripeto, può anche darsi che non succeda mai. Detto questo, procediamo oltre. Canonicamente, accademicamente, usate il termine che vi piace, almeno questi quattro gap sono quelli che sono abitualmente utilizzati, o meglio, sono definiti come tali. Come ho a volte ripetuto e ripeto ancora, io non amo, diciamo così, catalogare i gap. Non perché sia sbagliato farlo, ma perché, per motivi che vi saranno chiari se provate a farlo mentre li usate, sono chiari dopo, o con buona probabilità lo sono solamente dopo. Cioè, il sapere che un gap di un certo tipo operativamente al sottoscritto aiuta fino a un certo punto, per non dire per nulla. Per questo motivo non sono molto interessato a capire qualcosa di questi gap. Mentre ne sto parlando, per esempio, se ne sta chiudendo uno sui mercati, e quindi volevo farvelo vedere oggi perché era carino vederlo in diretta. I gap che si definiscono più facilmente teoria classica sono questi quattro che vedete qui davanti. Il primo, cosiddetto gap di rottura. E immaginate una zona appunto di congestione, come scritto lì, e a un certo punto il mercato esce da questa zona di congestione, che può essere anche una zona che chiude, ad esempio, un'importante figura di quelle anche classiche di analisi tecnica, quelle che si dice che ormai non funzionano più, dipende. Ma in realtà, quando ci sono queste rotture, anche importanti, spesso su un'onda emotiva, il mercato salta letteralmente la resistenza, che il superamento completa la figura o comunque l'uscita da questa zona di congestione, e crea così un gap. Lo salta e rimane su, non è che basta che lo salta, eh? Lo deve saltare certamente, ma deve restare al di sopra di esso. Questa è la condizione minima perché possa poi crearsi almeno un gap, perché se torna giù il gap è solo un gap di apertura, ma non è un gap che permane da un giorno con l'altro. Questi sono tipicamente chiusi con i pullback. Quando c'è una rottura, il prezzo molte volte ritorna sui suoi passi, chiude appunto, fa un test della resistenza o del supporto, a seconda di che rottura è, e quindi può capitare che ci sia questa chiusura di gap proprio attraverso il cosiddetto pull back, ritornare indietro sul luogo del delitto, diciamo. Non è un obbligo, può capitare, e se capita, bene, se non capita, questi gap, proprio perché all'inizio di un potenziale movimento molto importante, perché è molto importante? Perché esci da una zona di congestione che si è formata magari molto tempo, e quindi è facile che la prosecuzione del trend, una volta iniziata, se non torni indietro subito, non è che torni indietro dopo un po', ci mette parecchio tempo a tornare indietro. E quindi sappiamo anche che potrebbe anche non tornarci proprio, insomma. Ad ogni modo, questa è la situazione. Poi, una volta che il trend si manifesta, il tempo passa, possono accadere, diciamo così, anche spesso delle notizie oppure dei movimenti impulsivi che da un giorno con l'altro lasciano aperti dei gap, che indicano la continuazione del movimento precedente. E vengono chiamati gap di fuga o continuazione, la stessa cosa. Questi possono essere anche più di uno, attenzione, non ce n'è uno solo. Possono essere anche parecchi, e anche questi, soprattutto se fatti all'inizio, nella parte iniziale o centrale di un trend, non quando un trend è maturo, ecco, possono restare chiusi, scusate, aperti e quindi non riempiti per parecchio tempo. Dopo un bel po', e qui dice dopo due o tre gap di fuga, perché l'ho trovato scritto, io non osavo correggere,
ma potrebbe anche non esserci stato nessun gap di fuga, capite? Questo non è un obbligo. Però diciamo che dopo una fase, diciamo così, di espressione del trend, si arriva alla fine del trend e qualche volta sulla fine o verso la fine del trend c'è una specie di ultimo, come dire, puntata rialzista o ribassista che sia, che fornisce il cosiddetto gap di esaurimento. Anche qui non è un obbligo, può anche non esserci. Se c'è, si può identificare come tale. Ed è il segno, sto leggendo, che il movimento sta perdendo la sua spinta. E non è sempre facile stabilire se il gap che è davanti è un gap di esaurimento. Cioè, di sicuro non lo capisci guardando solo i gap. Però, ecco, una volta che tutto si è chiarito, ah, quello era un gap di esaurimento. Grazie. Però, vabbè, è giusto capirlo. Accanto a questi, che fanno un po' a sé, c'è anche il cosiddetto gap di inversione, che delle volte può essere anche sovrapposto, vi dico, al cosiddetto gap di rottura. C'è un marcato trend direzionale e a un certo punto questo gap viene invertito. Perché vi dico che può essere confuso con un gap di rottura? Perché spesso, dico, le cosiddette congestioni, da quali poi abbiamo un gap di rottura, si formano anche alla fine o all'inizio di un trend. Cioè, quando c'è un trend e viene invertito, spesso si passa attraverso una congestione, non sempre, spesso, ok? Non so, recentemente sullo Standard & Poor's 500, come anche sul Nasdaq, si è formata una congestione laterale che è stata, grazie ai nostri banchieri centrali, superata di basso. E quindi probabilmente si è formato qualche gap. Se si forma, è certamente un gap di inversione, almeno in breve termine, ok? Non mi ricordo se è formato lì, per far capire il concetto. Allora, qui dice che i volumi solitamente aumentano con il formarsi del gap. Allora, è vero se stiamo cadendo. È vero, se stiamo cadendo è vero. Se stiamo salendo, bah, non sono così convinto, vi dico la verità. Però io ho preso quello che una sorta di Bibbia, non dico quale, ma l'ho preso, l'ho messa lì. Ci sono un po' di cose che, secondo me, queste situazioni vanno un po' riviste, ma lo dico umilmente, lo dico in base all'esperienza che magari non di pochissimi giorni che ho. Ci sono tante cose che ogni tanto leggo che non condivido, perché non sono vere, non perché voglio fare il prezioso. Non so, quando dicono per esempio che una trendline più volte viene toccata più affidabile, voi conoscete una trendline toccata 12 volte, 15 volte, 20 volte? No, perché evidentemente dopo la quarta, la quinta, la sesta al massimo vengono rotte le trendline. Quindi non è vero che più volte viene toccata, più è solida, se no avremo trendline di 50 volte toccate in giro, non me ne ricordo una, poi vediamo, ecco. Si può discutere su queste cose, mi sembra di essere abbastanza logico. Facciamo un esempione che non importa di che cosa sia, una vecchissima chart di Volkswagen, ma è stato cercato perché ne contiene tutte in una slide, diapositiva, per non mettere 50 diapositive insieme. Su questo vorrei poi portare la vostra attenzione su un paio di dettagli perché ci verranno utili tra un po'. Allora, anzitutto è già tutto successo, già lo vediamo, quindi per noi è facile capire, ci sono anche le freccette, però quando fate queste cose dovete immaginarvi nella parte, cioè dovete immaginarvi che voi non sapete quello che c'è dopo e decidere quello che fate mentre succede. Quanti di voi vanno a comprare mentre ci sono i cosiddetti candeloni? Che non è automatico che si indica un massimo, però certamente sono punti sui quali non bisogna fare delle riflessioni prima di andare a comprare. Eppure, a un certo punto, dopo queste due candele, avviene per qualsiasi motivo, forse anche lo stacco del dividendo non me ne frega, avviene un gap down, cioè il mercato apre molto in basso qui, fa queste oscillazioni, chiude e lascia aperto questo gap. Perché è interessante questo gap? È molto bello perché per molti giorni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guardate come ha provato a chiudere il gap questa candela, senza riuscirci. 8, 9, a un certo punto cede. Cede e va giù. Non solo va giù, ci riprova ancora più in alto, in realtà di pochissimo, per chiudere questo gap. E non gli ha, come dice un unicorno, non ce la fa, non ce la fa proprio. Quindi ci sono dei gap che provano ad essere chiusi, ok? Ma non riescono ad essere chiusi. Mi seguite?
Questa informazione non è la stessa di un gap che viene chiuso, sono due cose diverse, perché un conto è un gap che viene chiuso e un conto è un gap che non viene chiuso. Non sono proprio, diciamo così, dei sinonimi. Capite bene questa cosa? Non mi letto sul libro, quindi magari c'è, io non mi ricordo l'avevo letta, però vi do un'informazione che io credo sia molto utile. Non solo questo, più il tempo passa, e maggior tempo passa con i tentativi fatti dal mercato per chiudere un gap e non ci riesce, ti sta dicendo che tutte le cannonate che gli tirano per cercare di chiudere questo gap non ce la fanno, quindi quel gap fa da enorme, in questo caso, resistenza, enorme, proprio gigantesca. E a un certo punto, quando molli la presa perché non ce la fai più, apri, nella caduta di solito succede, degli altri gap. Questo è un gap di inversione. Perché è un'inversione? Perché abbiamo un trend e lo inverte. Fine. Non c'è stata in questo caso una vera e propria congestione prima dell'inversione, quindi difficile dire che è un gap di rottura, ok? Però è anche vero che la congestione l'ha fatta dopo. Tutto sommato, non è poi così distante la cosa. E vediamo due gap che poi, cadendo, forma qui e qui. Sono certamente dei gap di fuga perché vanno nella direzione del trend a ribasso. I gap di fuga sono sempre nella direzione del trend che si è formato in quel momento lì, in questo caso ribassista. Rimbalzone che va a chiudere i gap, notare, chiuso qui e chiuso qui. Questi candeli chiudono i gap, quindi sono dei gap che sono stati chiusi subito, non c'è bisogno di aspettare 50 anni. Caduta successiva, proprio sell off, capito? Sciacquone, giù tutto. Candele lunghe, alti volumi, che ci siano verso la fine di un movimento. Se sei a contatto con delle resistenze, supporti in questo caso, non è automatico, devi anche capire bene dove sei prima di fare una certa cosa. E comunque, siamo qui. Quindi abbiamo chiuso questi gap e questo è rimasto aperto. Riparte il movimento e questo punto, se, non so se si nota, perché immaginate di tirare bene questa qua, per poco non chiude il gap. Altro gap che si forma cadendo. Questo, non sto a dirvelo, è un hammer fantastico e quindi riparte da questo punto e risale, salendo lascia aperto un altro gap di fuga e salendo chiude questo gap. Ok? Questa è tutta la storia. Questo contraccolpo in giù può anche essere pensato come, perché lo è, un colpo di coda, diciamo così, del mercato nella fase ribassista che non riesce a spingerlo a fare nuovi mini, cioè non riesce a fare una continuazione. E diciamo un secondo tempo, nel quale è ottimo, con un rischio anche limitato, entrare per avere degli interessanti rialzi, che poi infatti sono scaturiti anche oltre ogni immaginazione. Ora, questo gap qui che vedete, quello che cerco di evidenziare qui, certamente non è catalogabile in tutti quei quattro gap che abbiamo detto. È un gap di fuga? Non direi. Fuga dove? Il trend è finito qui, non sta facendo i minimi. Non può essere un gap di continuazione, non sta continuando niente, anche perché ho detto che è finita qui, cosa continua? Il trend a ribasso, non c'è più, ok. No, rottura no, non rompe niente, inversione non inverte nulla, quindi è un gap, ma non è di quei quattro lì, ok. Di queste situazioni se ne presentano tante. Comunque, a noi non interessa definirli, come ho detto prima, interessa usarli per capire come fare bene un mestiere che si chiama fare trading. Che è un mestiere che ha fatto bene, fa bene, è un mestiere che ha fatto male, distrugge le persone. Da tempo non faccio più interventi sulla psicologia di trading, ma mi sa che quest'anno non avevamo fatto, visto l'accaduto. Comunque, speriamo di no, speriamo di no, speriamo che andate tutti bene. Facciamo un altro esempio, perché serve per introdurre un'altra cosa che pure queste se ne sono viste non poche quest'anno. Qui a sinistra vedete che abbiamo una congestione dalla quale si esce con un gap, lasciamo perdere che gap non ce ne frega niente. Passano dei giorni e il trend riparte, fa sto candelone da qui a lì, cioè praticamente dove prima c'era un supporto che ora diventa resistenza, lascia, qui è piccolo, ma c'è un piccolo spazzettino, in modo che tu puoi pensare a tutto questo po' di cose, insomma queste candele, come separate da tutto il resto, infatti si chiamano cluster, isole, facciamo così, isole in italiano va benissimo. Le isole tendono a formarsi o su dei minimi o su dei massimi, anche relativi, non il massimo, il minimo, no, non è necessario quello.
In questo caso un grande minimo che vedete ha scaturito poi, dal quale è scaturita poi questa enorme ascesa con questo gap di fuga, eccetera, eccetera. Poi vediamo gli altri. Allora, quando abbiamo quindi questi spazi, questo è proprio di quelli ideali, abbiamo quest'isola. Le isole sono, come dire, un segnale notevole di inversione al di sotto, al di sopra, secondo come sono fatte, del loro trend. E qualora si verificano, si palesano, diventa molto interessante provare a cavalcare. Ora non mi dilungo perché, se non ricordo male, ho trovato degli esempi proprio di questi tempi e li vorrei guardare insieme a voi più tardi. Qua sopra, oltre ai molti false breakout ribassisti che ci sono, di cui non parliamo oggi perché sennò affrontiamo troppi argomenti, c'è anche questo signore qua, lo vedete? Questo. Questo signore ha fatto il suo massimo, questa candela era tutta verde fin qui, a un certo punto torna indietro e chiude qui. È una sorta di campanello d'allarme per chi ha rialzo, perché ti dice: guarda che questi durante la giornata sono tornati indietro, e se domani chiude sotto e ci chiudi possibilmente anche sotto il minimo di oggi, potrebbe essere il momento di levare le tende. E infatti qui prima le levavi meglio era. Questo è lo spike. Credo di avervi detto altre volte che quando ero giovanissimo tanti anni fa mi spiegavano che lo spike era sostanzialmente un impulso che si vedeva principalmente nell'accensione dei vecchissimi apparati elettronici. Per chi ha qualche primavera sulle spalle, sono vecchissimo, però già abbastanza dietro 30 anni fa, i vecchi amplificatori, quando li accendevi dopo un secondo o due si sentiva come un colpettino che faceva proprio così, pum! Perché l'accensione, lo spegnimento, in qualche misura, erano il momento in cui tutti gli interruttori, tutti fatti in un certo modo di antichi, davano questo impulso, questo spike, che era anche causa spesso di guasti. Molti guasti avvenivano all'accensione degli apparati. Poi chiaramente sono stati filtrati con banalissimi condensatori che impediscono questo effetto. Detto questo, lo spike, quindi questo movimento qui, questo impulso, che poi rientra molto rapidamente. Ecco, questo bisogna cercare nel punto giusto, che è sempre o un massimo o un minimo. Più facili da capire sui massimi, più difficile da capire sui minimi, soprattutto perché i minimi spesso tendono ad essere ipervolatili e quindi danno un po' più di difficoltà. Questo è un gap di rottura perché rompe da una congestione e va avanti, ok? Ma ci fermiamo qua. Di questo non ne parliamo perché sennò non finiamo più. Non voglio allungarmi, dello spike ve l'ho detto adesso ragazzi, così non ce ne andiamo troppo avanti, facciamo un po' di esempi che sennò perdiamo tempo. Allora, regole per le mail. Credo di aver risposto praticamente a tutti. Nel caso qualcuno mi avesse scritto e non ha avuto risposta, bene, lo faccia, mi ripeta la domanda, non lo so, e gli risponderò. Vi chiedo perdono, ma faccio veramente fatica. Però il mio cruccio è pian piano di rispondere a tutti. La prima è la mia mail di lavoro e la seconda è la mia mail privata. Io rispondo a entrambe, comunque se sono a lavoro rispondo al lavoro, se sono fuori rispondo in privata. Non ho nessun tipo di social, cioè non ho siti, non ho niente, uso LinkedIn per lavoro e se cercate il mio nome su LinkedIn è fuori, insomma, adesso non so neanche che questo link è aggiornato. E, va bene il messaggino, va bene tutto, se mi continuate a bersagliare i messaggi su LinkedIn vi assicuro che vi banno subito perché non ce la faccio io, non perché voglio essere antipatico. Rispondo solo a email firmate, quindi se non firmate la mail io non la guardo, non la leggo nemmeno, ok? Se la firmate la leggo e il mio consiglio è che a volte viaggio molto, solo andare da qua a casa ci ho detto volte un'ora e mezza grazie al traffico fantastico che c'è, e quindi chiamo, telefono, ok? Però se mi mettete il numero di telefono posso telefonarvi e se non ce l'avete non vi posso chiamare, non è che posso farci molto, quindi vi chiedo se avete voglia voi, a me non cambia nulla, di inserire un numero, un contatto telefonico, di modo che a volte non vi scrivo ma vi chiamo. Che devo fare? Più di così non posso. Con tutto questo che ci siamo detti vediamo qualche esempietto e soprattutto qualcosa di carino alla luce di quello che succede recentemente nei mercati. Non guardate sta roba che non c'entra nulla, proprio nulla. Vi prego un attimo di aver pazienza e vediamo anzitutto una cosa banale, ma proprio banale. Ma banale ma bella. Banale non vuol dire inefficace, stupida, insensata. Vuol dire semplicemente che è semplice.
non tutte le cose banali non servono, anzi, facciamo così, ne apro un'altra che faccio prima, siate gentili con me che arrivo, eh? Quando uno ha troppe finestre e pochi monitor succede così, arrivo, perché mi sono spostato purtroppo. Eccomi qua, per non essere disturbato mi sono spostato. Eccomi qua, arrivo. Eccolo qua. Arrivo, eh? Ci sono, portate pazienza. Molto bene. Sto solo shiftando un po'. Ok. Oh, una cosa semplicissima stiamo facendo, è quello che per iniziare vorrei fare con voi. Ed è questa signora qua. Eccolo qua. Oh, questi sono i massimi di agosto dello Standard & Poor's. Ok? Proseguiamo da lì fino ad oggi. Il focus è sui gap, casomai sfugga il concetto. Allora, lasciamo perdere qua sotto, qua ce n'era uno, l'ha chiuso, va bene. Andiamo da questo picco qua. Ora, non ci vuole un genio capire che, per capire che questo è palesemente un gap. Non mi traccia perché. Non sto qui a diventare matto a tirare bene le linee, tanto ci capiamo. Questo è un gap. Allora, quando tu sei qui, no, da un giorno con l'altro, ti si verifica un gap. Non solo, non è che nel frattempo non sei salito, poi c'erano motivi tanti per capire che questa era una forte resistenza. Ma la cosa che ti deve interessare è che questo gap nei giorni successivi, per ben 2 giorni, non viene chiuso. E a un certo punto c'è sta roba che vi giù. Fa niente se non short, fa niente. La prima cosa di fare quando vedi una cosa del genere è scappare. Devi scappare perché il fatto che un gap non venga chiuso, e tu dici, se perché se veniva chiuso non veniva giù. Sì, non così veemente di solito, non è una regola. Può darsi che veniva giù anche con la stessa velocità, ma a maggior ragione, se vedi che ci prova e non ci riesce, ricordati, non sta lì a fare le prove generali. Perché infatti, come vedete, magari lo prendiamo da qua che facevamo prima, questo crolla e come? Ora di gap qui non se ne formano più se non in questo punto. Questi sono dei gap che avvengono nella direzione opposta al trend, cioè questo sta scendendo e questo fa un gap così. E un piccolo gap così. Dopodiché qui che c'era una forte resistenza grafica anche. Arrivato Power, che ogni volta quando apre bocca voi sapete cosa succede, no? Non c'è bisogno di capirlo, ma quest'anno è andato così ogni volta. E insomma, da queste parti qui gli hanno tirato giù una grossa mazzata. Ma cosa si è formato qui? Cos'è questa? È un'isola di una sola candela, perché alla sua sinistra e alla sua destra non ha contatti con i prezzi. Quindi tu hai avuto un downtrend, un pullback. Sul pullback si forma l'isola. Che fai? Stai a guardarlo, ma anche se fa così, non stai a guardarlo, perché chiaramente è una cosa che può essere molto dannosa. E infatti sappiamo come è andata a finire. I crolli successivi che vedete qui, scusatemi, trovo solo che non ci siano messaggi di lavoro che non ci sono per fortuna. Dicevo, quando c'è questo crollo, vedete, abbiamo un gap qui che non viene chiuso, giù e un altro su. Guardate questo su qua. Ok, non viene chiuso, ma ragazzi, siamo un trend molto maturo, cioè il drawdown continua. Vorrei farvi notare però che questo è un gap up e questo è un gap down. Che cos'è questa? È ancora un'isola, solo che a differenza di questa non si è formata in cima o vicino dei massimi o vicino dei minimi. È un'isola, cioè non è un'isola per esempio su dei minimi che poi dà inversione, no, è un'isola che dà continuazione di un trend. Quindi magari non ti aspetti che ne faccia altrettanto, visto che abbiamo proseguito per parecchio e siamo in una zona di forte supporto da queste parti qui, però intanto lui ci è andato. Questo è il famoso giorno in cui abbiamo avuto un mega reversal, su dati tra l'altro negativi, adesso non mi dilungo,
che ha generato da allora, dal 13 di ottobre, un ottimo rialzo che perdura fino ad oggi, o meglio, fino a qualche giorno fa. Ora, mentre salivamo, siamo in questo punto, faccio notare che ci sono stati dei gap qui a scendere, che è stato chiuso, ma il gap che mi interessa di più è questo. In realtà da qui a qui c'è un piccolo spazietto, ma non ci interessa, mi interessa da quello da qui a qui. Perché vi dicevo che oggi era interessante? Perché il signore qui sta provando a chiudere questo gap. Al momento c'è quasi, non del tutto, riuscito. Niente, non riesco mica a metterla lì, eccola lì. Manca ancora un pezzettino, però non è detto che lo faccia. Siamo rimasti qui. Quindi abbiamo questo gap e nella discesa, grazie a Powell più Lagarde, abbiamo un piccolo gap che è rimasto aperto qui. Allora, attenzione. Ok. Arrivo. Per una volta ho tirato una linea decente. Vabbè, è lì. Niente, non gli riesco. Ok. Quella robino lì, che si vede appena, è un po' tirato male, ma pazienza, è un gap che conta. Ora, io non so come va a finire, però se dovesse avere, se si dovesse manifestare, insomma, una reazione in questi giorni, questo è un potenziale obiettivo di questo gap. E vi dico di più, se nei prossimi giorni questo gap, cioè lo chiude e torna indietro, ok, lo chiude e lo ripassa dal basso verso l'alto, potrebbe generare esattamente il contrario, cioè dipende da come lo fa, ma anche un segnale rialzista. Non lo so. Il problema non è mai agire su previsioni, ma sempre su segnali. Diciamo che ci hanno detto tutto il peggio possibile, qui si è generato un false breakout, più evidente sui futures che sull'indice, e si è generato questo bel drawdown. I minimi sono qua, siamo ben lontani ancora. Però questo, credetemi, non sembra. Da 400 a 38 e qualcosa è una bella botta, ragazzi, anche perché è venuto molto velocemente e ha lasciato aperto un solo gap a mezza strada qui. Quindi stiamo attenti da queste parti, cosa può succedere parlando di gap, sto solo parlando di gap oggi, per i prossimi giorni. Era interessante vedere che questo gap sta per essere quasi del tutto chiuso, quasi, manca un pezzettino, vedremo come andrà ora di stasera. Bene, qui per chiudere i gap per quel che riguarda, diciamo, lo standard Poor's 500. Un'altra cosa che volevo mostrarvi è che noi abbiamo sempre visto i gap importanti, aspetta che lo tiro giù da qua, come gap, diciamo così, giornalieri, che è vero, sto dicendo di no. Qualche volta si formano dei gap importanti, di cui magari perché ho già parlato, ma ve ne riparlo, non importa, che sono non giornalieri, ma settimanali. E dove, questo è un esempio, lo faccio qui perché sono più comodo. Non importa, questo è il Dow Jones Industrials, ok? Nell'ascesa di ottobre 2020, in questo punto, vedete, si è formato un gap. Vi giuro che da allora, quando ho capito che questa cosa qui continuava, io ho tirato queste linee orizzontali e le ho lasciate lì. Quindi sono passati, cioè, 2 anni, ok? Non più di un mese e mezzo fa, sul crollo che c'è stato, il mercato ha colpito una, due e tre volte, cioè sono 3 settimane quelle, non 3 minuti, 3 settimane sono tante, cercando di affondare e di chiudere questo gap. Ci è riuscito? No. Ascoltatemi bene. Da quel punto tutti i mercati sono rimbalzati, il Dow Jones, il Nasdaq, ma il più forte in assoluto è stato il Dow Jones Industrial, che ha avuto uno dei rialzi più grandi mensili della storia. Da cosa è stato preceduto, graficamente parlando? Da due cose. Una, tre minimi consecutivi praticamente in linea, che se ce n'hai tre, prima di bucarli ce ne vuole, no? Ma soprattutto il fatto che il gap che doveva essere chiuso non è stato chiuso. E questo è un sintomo pazzesco di forza, esattamente come nell'esempio che ho fatto vedere prima, era un sintomo di debolezza perché era ribasso, questo di forza. Io qui ho dovuto ingrandire, diciamo, se io passassi al giornaliero, vedremmo questi tentativi tutti i giorni che cercavano di chiudere questo gap, non si chiude. Chiaro? E infatti questo ribasso è stato enorme. Se tu guardi questo indice, sembra quasi che non sia un bear market. Cioè, non è che non c'è il bear market in giro, ragazzi, ce n'è uno grosso, abbastanza ciclico per ora, non di quelli catastrofici dei peggiori sull'azionario. Il bear market vero è stato sull'obbligazionario quest'anno, ma insomma non è stata una passeggiata, diciamocelo pure. Ora, in questa accezione di cose, vediamo che
questo rimbalzo è stato che qui è terminato con lo stesso principio degli altri, vediamo come si sviluppa, non solo lo sa. Ora, ascoltatemi ancora una cosa delicata. Noi qui, quando vediamo questi segnali, non è che facciamo previsioni. I casi sono due, o tiene o non tiene. Se una roba così mi tiene, io ho tutto il diritto di provare a andare un long con uno stop poco sotto, per esempio, la chiusura del gap. Perché quando vedi 3 settimane una roba che tiene e che mi brecca, io ci provo. Chiaro? Quindi tutto sta nel cercare, come vedete che sono cerchiate le cose che cerco, una shooting star. Puoi comprare se c'è una shooting star settimanale davanti in un 3 ribassista, ma è da pazzi, capite? Un hammer, dopo una congestione quest'estate. Certo che sto dentro con un hammer così. E ogni volta seguo, questo è un triplo minimo con il gap. Adesso vediamo, questa segue una distribuzione con tanto di candelone che sfonda. Vediamo quanto dura. Io la vedo dura che vado a sfondare i minimi, ma magari mi sbaglio. Seguirò il prossimo segnale. Chiaro? Quindi il concetto che voglio che sia chiaro è che non si agisce sulle previsioni. Io faccio gestione, ragazzi. Non gestisco su quel che penso o sulla previsione di, ma su quel che vedo. Se vedo una cosa la faccio perché la vedo. Chiaro? E se mi dice il contrario, chiudo. In questi giorni ho ridotto molto le esposizioni. Perché? Perché? Ce lo spiegavo il perché. Ma se avrò un segnale contrario, sai cosa faccio? Le riapro. Si fa sui segnali, che possono essere giusti, possono essere sbagliati, ma ti danno una cosa importante, il controllo. Chi perde il controllo in questo mestiere è finito. Finito. Anche con i trading, se non hai il controllo. C'era una pubblicità di un pneumatico, che non mi interessa dire quale, ma che diceva: la potenza è nulla senza il controllo. Lì si riferiva alla potenza dell'automobile che scarica a terra i cavalli, insomma la coppia motrice. Qui vi dico, se non hai il controllo dei tuoi segnali, sei morto, finito, non puoi fare nulla. Ecco, ve lo dico come consiglio proprio, non so come dire, deve essere un modus operandi su cui non bisogna prescindere mai. Boh. Altri esempi, vediamo un po'. Adesso li facciamo anche un po' su tutto, perché di gap andiamo visti abbastanza. Non ero segnato, perché l'ho fatto. Ah, sì. Vediamo le cose che ci eravamo detti recentemente. Allora, vi avevo parlato di sicuro dell'argento, non lo ricordo benissimo, degli auriferi. Okay. Allora, innanzitutto io per l'argento uso questo signore qui, che lo uso io, ovviamente. Ho dei problemi col mouse, che cosa li prende? Non lo so, andiamo avanti. Lo mettiamo pure mensile con la rete gesto. Ok, allora questo è il PHAG, ve l'ho sicuramente parlato più volte, quindi non mi dilungo. Vedete che, ripeto cose già dette, a me piace la scala sinusoidale, però perché. Okay. Vedete che con delle banali trend line come queste, vedete, anche lui ha realizzato non giornaliero, non settimanale, ma mensile, capite bene, mensile, il suo, chiamiamolo triplo minimo, chiamiamolo così per capirci, non è un triplo minimo, però 3 tentativi di attaccare questo supporto per demolirlo, che sono andati male, cioè ha tenuto. Non solo ha tenuto, ha pure reagito, certo fa ancora fatica, certo, però per me questo è un segnale poderoso, ovviamente ho comprato argento. Questa cosa non è ancora bella slegata, come dico io, cioè difficilmente farà faville subito, anche perché mentre saliva sto signore ha avuto in faccia 6% contro abbondante di dollaro, che nel frattempo da sotto l'1 si trova 1,06, quindi l'argento espresso in dollari, questa salita è gravata di un meno 6, meno 7 del dollaro, ciò nonostante è stata una salita, capite? È interessante, e in più col dollaro che si indebolisce, io sono solo felice di provare a comprare metalli preziosi, per ovvi motivi che magari un'altra volta approfondiamo, se no facciamo troppe cose. È l'unico supporto che c'è? No, come l'altra volta sicuramente vi ho detto, me lo ricordo benissimo, possiamo andare anche più sotto. Purtroppo il rischio è che questo potesse capitare. Non è capitato e per adesso sorveglio la cosa. Ma che questo è un supporto, Non sappiamo se fa un altro colpo in giù, non lo sa nessuno. Si segue il trend, ok? Si segue il trend. Questo è mensile. Io uso candele mensili.
settimanali e vedo che nelle ultime due settimane siamo sostanzialmente laterali. E se dovesse continuare questa congestione laterale, più continua senza grossi drawdown, ma anche qui meglio è. Ok? Meglio è. Quindi ho segnalato l'argento in tempi non sospetti. Se vedete qualche registrazione, oh mamma mia, di qualche webinar fa, me lo ricordo benissimo che l'ho detto questa cosa e spero che sia stata utile per voi. Un'ultima cosa. Per capire l'importanza di questi punti bisogna anche riferirsi ad altri grafici. Personalmente, datemi il tempo di sistemarmi, che ve lo faccio vedere subito. Grazie, gentili, che tanto ci metto poco, ma ce la facciamo. Ho più volte guardato e anche, devo dirvi la verità, comprato questa signora qua. O ve la faccio vedere in dollari canadesi, perché è più facile da capire, però si può vedere benissimo anche in dollari statunitensi, non cambia niente. Solo che qui il grafico è più facile da mostrare. Ok. E sempre lei è uno dei più grossi produttori di, eccola qua, estrattore, insomma, di metallo, di miners, anche prezioso. Come al solito io amo quella segno grafica, ed è questa signora qua. Allora, questa è la Wheaton Precious. Vi faccio due cose banalissime, che ho già fatto l'altra volta, ma vediamo cosa è successo nel frattempo. Primo, uptrend di lungo termine, che passa più o meno qua. E qui ha cominciato a dirci che qualcosa c'era, no? Vedete? Ma soprattutto, un'ora dei massimi a scendere prima del break, quindi questa. Sono due evidenti, grossi, enormi supporti. Ma guardate che roba. Una congestione, chiama la testa e spalle, chiama la tazza, chiama doppio, chiama come ti pare. Sul COVID brecca e come tutti i metalli, anche in seguito alla salita che c'è stata poi dei tassi di interesse, soffrono, ma alla fine sul supporto non cedono. Non cedono e iniziano a salire. Vediamo adesso come sarà. Perché questa è una forte resistenza dettata da questa cosa qua. Cosa ci sarà lì? Più o meno, ragazzi, questo c'è. Ora aspettiamo che si risolva, vedremo se nel corso dei tre continua e se brecca rialzo o no. Io non lo so, so solo che questa è una bellissima ABC ribassista con ABC interna e sono certamente pullback. Pullback su cosa? Su questo mostro qua. Vediamolo così. Se magari mensile è più chiaro, vediamo come è stato fuori. Ecco qua. Cioè, capite, questo è una bullish engulfing mensile, ragazzi. Non so cosa dirvi. Poi se non va, non so, però è un tentativo logico, capite? E questo sul supporto. Vediamo cosa succede. È chiaro che sotto l'uptrend, o comunque sotto questi minimi, non ci dovete andare, eh? Se ci va, si chiude, ed è un 25-30% per capirci. Non sono caramelline queste qua. Quindi sappiatevi regolare. Io non dico né compra né vendi a nessuno, faccio degli studi. Ognuno è responsabile di quello che fa per se stesso. Questo è un bullish engulfing. Questa è stata una prima sua impulsività. Io non so cosa succederà, però è ragionevole supporre che provi a lateralizzare un po' per accumulare. Fin tanto che abbiamo questo panorama che cerco di mostrarvi, certamente con questo grosso pullback, beh, finché questa tiene, ragazzi, tiene. Quando non tiene più, si vende. Ok? Il rischio zero non esiste. Questa è la realtà. Mi piace molto questa figura qua. Molto. Mi piace molto questo hammer prima del break, che è stato fatto sul COVID. Mi piace questo pullback lungo e sulla fine c'è un bullish engulfing. A me piacciono. Poi cosa succederà lo sa il Signore. Sono tutti elementi, non sono certezze. Certezze non ce ne sono. Tutto è a rischio, chiaro? Però io studio e vedo queste cose. Ne vedo anche altre, ma le più semplici ve le posso dire certamente. Ok, spediamo a casa il nostro Wheaton Precious e vediamo se avevo ancora qualcosa in giro per voi. Certo che ce l'ho. Sempre cose che abbiamo già visto, essendo fine anno, è giusto che si faccia un po', diciamo così, di bilanci. Scusate che la sto preparando, è come al solito un casino, ma arrivo, eh? Arrivo, sono da voi tra poco.
c'è una cosa da perdi. Eccola qua, è lei. Allora, qui, questo purtroppo devo passare di qui perché non so come farcela. Allora, questo è il GDX. Attenzione, sono un ETF che racchiude tutti gli auriferi più grossi, diciamo, tra cui la Wheaton Precious, per capirci. Questo è quello quotato in dollari, quindi sta negli Stati Uniti questo, ok? È una cosa che sta negli Stati Uniti, molto bene. Ora osservate attentamente. Questa cosa qua sopra, che si è un po' sballata, mi scuso, la mettiamo a posto, è la forza, la Relative Comparative Strength Index, cioè compara, attraverso la forma dell'RSI, la forza che c'è tra questo GDX e l'oro. Okay? Ora, se lo guardiamo con un occhio di lungo termine, molto lungo, lunghissimo termine, ne ho caricati abbastanza, vabbè, vediamo che tutte le volte che vediamo questo affare segnare questi livelli qui, questa zona qui, ok? Vediamoci pure questo, più o meno, e fare una congestione per poi uscirne, vediamo che improvvisamente parte questo missile che ci dice che il GDX è molto più forte dell'oro. E infatti abbiamo avuto questa sparatona qua. Anche nel 2020 sul Covid abbiamo avuto lo stesso effetto. Ora, dopo una forte, diciamo, lunga, perché non è, guardate che sono piccole, sono mesi, sono congestioni di mesi, vedete che qui si è sformata questa palese figura di inversione, dove per ora senza grosse esplosioni, ma intanto è uscita, ha cacciato fuori la testa. Che cosa ha fatto fin qui? È tornato sul punto che aveva fatto il break a ribasso, e questa è una palese resistenza, ex supporto, diventato resistenza. Ragazzi, anche qui c'è un triplo, però è massimo, quindi è facile che abbiamo delle correzioni. Quindi finché questo signore qui non passa qua sopra, grossi sviluppi non ce ne saranno. Vi riconosco che penso che sia promettente che questo possa capitare, anche perché nella sua caduta ha lasciato, vi ricordate come i gap settimanali? Vi ricordate che ho parlato di gap settimanali? Guardatelo qua. Questo è un gap settimanale. Se lo brecca, non lo so se lo brecca, ma se lo brecca, io ho ragionevoli, diciamo così, posso ipotizzare ragionevolmente che lì minimo ci va. E non è poco, è una scala logaritmica questa, ragazzi. Poi vediamo. Ho diversi elementi che fanno pensare questo. Cosa succede? Io non lo so. Seguirò il segnale che vedrò. Magari crolla tutto. Chiudo. Magari lo brecca. Compro. Metto lo stop sotto la congestione. Io non so cosa succede. So solo che se succede questo, opererò di conseguenza. Chiaro cosa sto dicendo? Sui segnali, non sul raccontarseli. Bene, sempre una cosa interessante che ho già mostrato altre volte, ma sempre bello rivederla. L'unione di questi minimi, di cui l'ultimo è stato fatto sul Covid, parallela, intercetta questo massimo. Adesso ho fatto male su questo studio, ma fa niente, giusto? È una proiezione tipo non ortodossa, perché vado a prendere un massimo precedente all'unione di questi minimi. Ha intercettato questo massimo? Sì. Ha intercettato questo massimo? Sì. C'è questo gap? Sì. Pensiamo in grande. Cosa succede se un domani, se, non lo so, dovesse rompere questa linea rossa a rialzo? Nota che il quarto tocco. Voi sapete cos'è un quarto tocco? Se lo becca, siamo qua. Non sappiamo cosa succede, non è una previsione. È un tenere bene in mente i limiti di un grafico. Aspettiamo e il 2023 ci darà sicuramente qualche risposta. Il 2022 è stato da qui su, giù, per tornare al punto di partenza, con escursioni da Cardio Palma. Vediamo il prossimo anno se avremo invece direzionalità. Bene, siccome sono le 18:24, io purtroppo non ho moltissimo tempo oggi, e mi dispiace, io mi fermo qui. Chiaramente ci auguriamo tutti un 2023 migliore di quello che abbiamo visto nel 2022. Soprattutto l'augurio è che chiunque faccia questo mestiere, questa professione, che è bellissima, lo faccia con, diciamo così, l'umiltà di comprendere che ogni cosa che vediamo può essere sbagliata e rispettare sempre che i segnali che danno un punto di entrata, ma danno anche un punto di uscita. In questo modo è difficile distruggersi. Certo, si può perdere, ma quantomeno si contengono le perdite. Se in un anno del genere non vi siete massacrati, va già bene, credetemi.
ho visto storie purtroppo difficili quest'anno. Mi chiedono del caffè, va bene, vediamo un secondo il caffè, così vediamo anche la cosa del caffè. Allora usiamo l'ETF COFIM, che prendo dalla piattaforma, mi date il tempo di sistemarlo. Il caffè mi piace, sì, mi piace, non solo quello che lo bevo, che me l'hanno tolto purtroppo, e quindi sto rinunciando al caffè, ma mi piace proprio perché per adesso è in linea con quello che penso, ma chiaramente ho anche dei punti dove, nel caso in cui non funzionasse qualcosa, semplicemente saluto il caffè. Adesso vi faccio vedere dove siamo e perché. Scala semilogaritmica, lungo termine. Allora, le solite cose le ripetiamo, unione di minimi, ha chiaramente fatto questi colpi, la sua parallela che traccio a braccio però, passa da qua, questo è un canale ribassista, questo è palesemente un supporto, e che supporto? La sfida è che questo supporto, con un po' di difficoltà, possa tenere nelle prossime settimane. A quel punto potremo vedere un primo impulso rialzista del caffè. Andiamo a ingrandire qua dentro e vediamo che questo che si è generato, non vi devo spiegare cos'è un false breakout, ma di fatto lo è. Tuttavia ancora fa fatica. Cioè qui c'è ancora pressione ribassista che prova in tutti i modi a spingere giù questo povero caffè. Si può vedere che l'unione dei minimi, oh signore, che è questa, ok, immaginatela proiettata sui massimi, la piana sin logaritmico, non posso farlo, lo faccio a mano, individuo questo tipo di figura. È così interessante vedere se sfonderà a rialzo da queste parti. È chiaro che apprezzabilmente sotto io non insisterei, ok? Viceversa uno può anche attendere eventuali break. Il caffè è molto volatile e non è una cosa da trattare così, come se niente fosse. È una cosa che richiede molta circospezione, diciamo così. Ok? Chiarissimo, chiarissimo. Vedremo. È presto ancora, presto ancora. Secondo me deve macinare ancora un po' questo di caffè. Quando lo macineremo bene, vedremo se riusciremo a berlo o se invece ci beve lui. Va bene. Quindi, mi pare di capire che la tua view per il 2023 sia positiva, possiamo dire che il tuo outlook... Allora, la mia view di cosa? La mia view è di segnali. Allora, la realtà è che per quanto riguarda il mercato azionario, io penso sempre a quello americano che è un po' un faro per certi aspetti, anche se non è giusto parlare semplicemente solo di quello pretendendo che sia il mercato di tutti, non è giusto, però è certamente il più grosso che c'è. Ecco, ci sono elementi che ancora non sono stati risolti, e quindi non possiamo pensare che immediatamente ci sia una virata. Quello che posso dire è che dei segnali che questa cosa qui possa capitare, se ci saranno, li coglierò, perché comunque i prezzi sono decisamente stati ben colpiti. Ci sono dei settori che per ora hanno mantenuto una forza relativa importante e che sono più forti del mercato. Ve ne cito uno solo, che è quello dei semiconduttori. Nonostante il rialzo dei tassi che dovrebbe demolirli, questi nei rialzi che abbiamo appena assistito da ottobre si sono comportati molto bene, meglio dell'indice di riferimento, diciamo, dell'Nasdaq, per capirci, ecco, e meglio anche di altri indici. Non accadeva da tempo, sono sorpreso, cavalco questa cosa finché dura. Se ci sarà poi una prosecuzione di questo trend, lo sa il Signore, e se ci sarà lo seguiremo. Questo è quello che ho visto. Sono comunque positivo sui metalli preziosi, per ora li ho segnalati l'altra volta l'oro, mi ho fatto vedere come aveva in dollari testato in modo egregio il 50% di estensioni di correzione, insomma, di Fibonacci, con un bel triplo minimo anche lì, era il tempo dei tripli minimi quello, e quindi ecco, sono convinto, poi posso sbagliarmi, che possa proseguire, e fin tanto che è così manterrò questa view. Poi se le cose cambieranno sarà qualcosa che mi dirà il mercato, che nessuno può prevedere cosa fa. Quindi il problema, non ripeto, non è mai prevedere, ma è interpretare i segnali man mano che si presentano davanti a noi.
Certo. Mi chiedono se sarebbe meglio investire sull'indice delle commodities o su un ETF specifico. Allora, io non ho detto di investire sull'ETF delle commodities, mi sembra che non ne ho proprio parlato, e non ho dato neanche consigli di investimento, non ho detto né compra né vendi, ho fatto delle osservazioni su cosa c'è di bello e di brutto in giro. Se dovessi decidere di cavalcare l'argento, comprerei l'ETF sull'argento. Se dovessi decidere di comprare un orifero, comprerei gli ETF sugli oriferi, il GDX, il GDJ, cioè sono questi qua, insomma. Ben inteso che sono delle robe non volatili, di più, cioè hanno una escursione tremenda, quindi io ve le segnalo, poi ciascuno è responsabile, usa la testa, sono molto volatili, eh? Volatilissimi, chiaro? Quindi sappiate che le cose stanno così. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo cominciamo a vedere se oggi o domani, insomma, l'S&P chiude il suo gap, e questo ci dirà tante cose su come lo chiude e se ci sarà poi una reazione. Poi dalla bontà di quella reazione, se ci sarà, capiremo altre cose. Per esempio, una reazione da questi termini potrebbe essere di tipo, come dire, blando, senza grossa impulsività, e ci racconta che non hanno molta voglia di riprendersi di mercati. Dovesse essere invece una roba tipo V, ecco, ci direbbe un'altra cosa diversa. Comunque, per adesso l'area che tira non induce ad essere positivi di breve. Bisogna dare il tempo alle cose che, se cambiano, noi le cavalchiamo, ok? Questo non è... Si vive la giornata. Ma non è che si vive la giornata, è che sempre è così. Vivere la giornata, cioè, io ho un segnale, lo seguo, punto. E la giornata, magari mi dura un mese, due mesi. Quando termina, è perché avrò un segnale opposto l'ho avuto 5 giorni fa sui mercati. E per ora permane quello. Quando ne avremo un altro, vedrò. Io non lo so quando. Non penso che sfonderemo i minimi adesso. Non lo penso. Sfondi i minimi a 3.500. Non lo penso. Ma mi posso sbagliare. Fino a quando non avrò un segnale contrario, resterò di questa opinione. Devo avere un segnale. Ok? No, i segnali sono anche giornalieri. Come no? Mi chiedono se i segnali sono anche settimanali, se sono anche giornalieri. Per esempio, quando c'è stato il dato sul CPI che ha fatto la sparata a rialzo negli Stati Uniti, soprattutto sul future, dopodiché nell'arco della stessa giornata è rientrato tutto. Si è generato un false breakout a ribasso. Quello è il segnale giornaliero. Mentre parliamo, abbiamo la quinta giornata consecutiva di ribasso. Non so come vi darò oggi, ma per ora ribasso. Quindi è anche giornaliero. Non è detto che deve essere settimanale, mensile. Ci sono queste cose qui che sono anche giornaliere. Purtroppo ci sono, bisogna prendersele e decidere subito cosa fare. Ok? Beh, poi è diverso per chi fa gestione come me e chi fa trading. Sono due cose diverse. Uno, trading può andare alto, ribasso, eccetera, eccetera. Io non posso andare a ribasso, per esempio. Sono long only. Ok? Vabbè, comunque, voi potete, fate. Se siete speculatori che fate queste cose, mettete uno short e mettete lo stop. Adesso è un po' tardi, eh? Magari è il caso di guardare e aspettare il prossimo. Va bene? Credo di aver detto chiarissimo. Sì, sei stato molto, molto, molto chiaro. Sì. Bene. Si aspetta il segnale, praticamente. Siamo in attesa del segnale. E un buon anno nuovo. Va bene? Grazie della pazienza che avete per ascoltarmi. Perché il mio tempo è veramente scaduto, devo proprio andarmene anch'io. Buon anno e buon Natale anche a te da parte nostra, Angelo, e anche a chi ci ha seguito. Ci vedremo nel 2023, speriamo che con dei corsi in presenza, che sarebbe anche ora di ricominciarli. Così ci vediamo vis a vis e non solo adesso un video. Chissà cosa succederà. Va bene, una buona serata. Allora, buon Natale, buon anno. Saluti, ciao, ciao. Grazie, grazie. Una buona serata anche ai partecipanti. Ricordo che il webinar attuale sarà caricato online e per chi fosse interessato c'è ancora il mercato americano aperto per il far trading eventualmente. Almeno se si può, seguendo anche i consigli che ci ha fornito Angelo. Una buona serata nuovamente. A presto.